Il Movimento 5 Stelle presenterà interrogazioni in tutti i consigli regionali per chiedere al governo spiegazioni in merito al taglio di 1,2 miliardi di euro di fondi del PNRR destinati all'edilizia sanitaria. E considerate le condizioni in cui versano le strutture ospedaliere del territorio, il Molise potrebbe risentirne più di altre regioni. Roberto Gravina biasima la decisione del governo e chiede a Roberti di intervenire. Ma sì, anche perché in campagna elettorale hanno sostenuto l'aumento della spesa sanitaria, si parlava di 3 miliardi, Schillaci venne anche qui a parlarne in occasione anche dell'inaugurazione dell'anno accademico. Dobbiamo rilevare che i 3 miliardi non sono serviti certo per aumentare, diciamo, la disponibilità della spesa sanitaria, anzi soltanto per adeguare i contratti del personale, va benissimo, ma non significa investire in sanità. E poi registriamo anche, notizia di questi giorni, il taglio di 1,2 miliardi di fondi del PNRR che è stato deciso dal governo su tutte le regioni. Tra l'altro depositeremo un'interrogazione non soltanto in Molise ma in tutta Italia per capire regione per regione quali sono i progetti che sono interessati da questi tagli, che ricordiamo riguardano l'edilizia sanitaria e sappiamo essere un altro dei problemi che riguarda non soltanto evidentemente il Molise ma tutta Italia.